ricordarla per aprire gli occhi a chi non ha vissuto quei momenti e per farci capire come questa Repubblica ha i suoi martiri e può riscattarsi. Per me bisogna ripristinare il metodo del dialogo, bisogna evitare la logica brutale del fatto compiuto e reintrodurre in tutti i partiti un momento di confronto che adesso mi pare evaporato. Io vorrei, attraverso colloqui con tante persone presenti nel volontariato e nell'associazionismo, ridare un po' di voce a chi in questi anni di delusione l'ha persa. Ma noi ce lo auguriamo, un evento particolarmente significativo, di contenuto prettamente culturale, ma anche con tanti spunti di riflessione sulla storia, sul recente passato e sull'attualità della politica, per rimarcare in sintesi la irrinunciabilità di alcuni valori, di alcuni principi che debbono sempre caratterizzare il mandato rappresentativo. La buona politica esiste ancora, può prevalere, occorre una spinta maggiore che venga dal basso, dai cittadini, ma questo può accadere solamente nel momento in cui si ricostituisce un clima di fiducia nella rappresentanza. È un messaggio che noi cerchiamo di trasmettere all'esterno e che può fare anche da viatico per le imminenti scadenze elettorali e per il futuro. Una nuova centralità, un nuovo protagonismo del territorio con la riscoperta di quei valori e di quei principi ai quali facevo riferimento. Guardate, non so perché, ma inconsapevolmente si è arrivata a una conclusione. Sicuramente il tema era importantissimo, di grande spessore, tra l'altro avere l'onorevole Guglielmo Scarlata veramente è stato importantissimo. Ma poi alla fine la conclusione, c'è l'onorevole Scarlata che, dopo essere stato fuori dalla politica per una ventina d'anni, questa sera davanti a una platea foltissima di amici dell'associazione, ma anche amministratore comunale, ha detto di sì ad una mia provocazione, quella di voler dare il suo contributo per avviare un processo di rappresentanza, di pluralità, di discussione, di confronto. Questo è un vuoto che oggi c'è in politica e, ripeto, è una conclusione inaspettata che bisogna cogliere al volo, che io sicuramente coglierò, cercherò di contattare, incontrare l'onorevole Scarlata, al di là delle appartenenze politiche. Ma se si recupera la rappresentanza, si recupera la democrazia in questa provincia, in questo paese, ed è un dato importantissimo che è emerso questa sera.